Buongiorno ragazzi, buongiorno, un'altra giornata siciliana, buongiorno da Palermo! È bellissimo perché mi sveglio e mi sento proprio in vacanza, cioè vedo le palme, il sole, il caldo, il mare ed è fantastico, è veramente bellissimo stare qua, quindi devo dire che la Sicilia non me l'aspettavo, ma la Sicilia mi è entrata proprio nel cuore, cioè non lo so, è tipo, non lo so, potete adottarmi, cortesemente qualcuno qui potrebbe adottarmi. Comunque grazie a tutte le ragazze che mi hanno fermato, che mi ha fatto veramente tanto tanto piacere. E basta, mi sono appena svegliata, quindi non so in che condizioni sono, ragazzi. Comunque adesso la prima cosa che farò sarà scaricare il video che mi ha mandato l'editor. Controllerò che sia tutto a posto e poi metterò a caricare il video, così come prima cosa, perché ci tengo tantissimo, come prima cosa devo assolutamente assicurarmi che sia tutto a posto, che il video sia pronto e programmato per andare online alle 17:30, così questa è la cosa più importante. E poi invece appunto farò una doccia veloce, metterò il costume e Valentina ha detto che mi porta a... dove che mi porta? A Monreale? No, dove che mi porta? Oddio, non mi ricordo. Ok, comunque, tra un po' vedrete tutto. Adesso mi alzo. Anzi, alziamoci assieme, ragazzi. Che stanchezza. E ho dormito fino a mezzogiorno, tipo io, che stanchezza. Comunque, computer. Eccolo qua. E mettiamoci al lavoro. Ok ragazzi, il video era tutto a posto, adesso è in caricamento su YouTube. Nel frattempo ho fatto la doccia e mi sto preparando, sentite le cicale ragazzi, che meraviglia. Bellissimo, bellissimo. Comunque sono molto contenta di questo costume, mi piace un sacco. Spero di riuscire a fare qualche foto decente in spiaggia, così magari ve lo faccio vedere anche su Instagram. Adesso sto preparando le cosine da portare in spiaggia, che non sarà niente di che. Ho portato questa borsa che è appunto, mi è arrivata con i pacchetti, con il pacchettino estivo di Diego Dalla Palma, che è veramente molto molto bella e molto spaziosa. Poi porto con me la custodia, quella waterproof per il cellulare. Poi ho la camicia che uso come copricostume, tutta incasinata, ma chi se ne frega. E poi allora il portafogli, direi di lasciarlo a casa, che non ha senso. E poi cos'ho? La scatola dell'Invisalign, l'olio per capelli, ragazzi, questo è di Diego Dalla Palma, è fenomenale, protegge, allora illumina in realtà tutti questi glitterini, quindi illumina tantissimo i capelli, ma è anche protettivo ed è per questo che lo uso principalmente e lascia i capelli super super morbidi, ragazzi. Ieri l'ha usato anche Valentina e l'ha detto anche lei, ci piace molto questo prodotto. Poi ho preso, vabbè, ho la mascherina. Mascherina che si è rotta, bene, meno male che me ne sono accorta che devo sostituirla. Non so voi, ma le mie mascherine chirurgiche, una ogni due, ogni tre, diciamo, si rompono così e basta. E poi che cos'altro ho? Ho gli occhiali da sole che ho comprato in spiaggia e poi balsamo labbra, anche questo è fantastico, è uno dei balsami labbra migliori al mondo, il Lano Lips, lo trovate da Sephora. E basta, e all'interno, allora qui, questa è la busta con l'altro costume e qui c'è lo stick protettivo 50+, che potrei anche rimettere nel beauty case. E qui le cosine sono naturalmente la crema 50+, ma vi avevo già fatto vedere nel vlog il dopo sole, appunto lo stick che avete visto. Qui ho giusto uno specchietto da portare con me. E poi, e poi, e poi 20 euro per l'entrata in spiaggia. E altro fattore protezione, questo è di Dior, sempre 50, non è 50+, ma è 50. E poi ho questi invece mini campioncini di Aven, che sono fantastici, amo questo brand, e questa è 50+ per il viso. Molto contenta di aver preso queste cavigliere su Asos, ragazzi. Pensavo fosse un set con tantissime cavigliere, cioè tutte attaccate, invece no, sono singole. Guardate che bella questa con la conchiglia, o questa con i fiorellini, sono veramente molto molto carine. Alla fine ho cambiato outfit perché andiamo prima a fare un giro in una località che ovviamente di cui non ricordo il nome, e poi torniamo qua e mi metterò il costume e andremo in spiaggia. E ho messo alla fine quell'abito che vi avevo fatto vedere su Asos, che vi avevo fatto vedere che ho preso da Asos, che non so ancora se mi convince. Ho messo questa cintura in vita, non l'ho pagato tantissimo in fondo, quindi ho deciso di tenerlo, anche perché la fantasia secondo me è bellissima, più che altro il taglio che non mi convince tantissimo. Comunque adesso prenderemo la borsetta Dior che ho portato proprio per abbinare
a questo vestito, a questa cintura, eccola qua, e siamo pronti. Ragazzi, c'è la mamma di Valentina che mi sta facendo vedere queste ricette tipiche siciliane, perché ho chiesto come si fa la granita fatta in casa, e qui ho la ricetta originale, fatto la foto per riproporla a casa, della granita appunto fatta in casa, che adesso mi papperò. Questa è al limone. E poi ho scoperto, ragazzi, i meloni gialli, che io a Trieste non avevo mai visto, magari esistono, però io non li avevo mai visti. E qua ci sono. Siamo a Monreal, ragazzi, guardate la vista, che meraviglia può essere. Cioè, wow. Ma che bellezza, ragazzi, guardate che meraviglia. Il Duomo, wow. Souvenir, che meraviglia. Tutte queste ceramiche sono bellissime. Questi sono i mosaici. Guarda Lorenzo. Dai. Che belle. E siamo qui nella piazza del Duomo, molto bella, adoro le palme. Questo è il Duomo, che è veramente maestoso. Siamo entrati, ragazzi, guardate che meraviglia, cioè è bellissimo. Guardate i dettagli così in alto, wow. Wow, guarda l'organo, ma quanto è grande. E questo è il chiostro, ragazzi, guardate che meraviglia, non si vede benissimo che c'è questa rete, ma è stupendo. Eccoli qua i giardini, si vedono meglio. Non sono tanto sicura di voler salire ancora. Che meraviglia. Sempre da di esplorare posti in cui nessuno è mai stato, invece non è assolutamente così, ma che bellezza. Devo abbassare, ragazzi, di qua si vede la chiesa. E questa è la vista dall'alto, ragazzi. Ragazzi, come fa Nicola a passare, che è alta quasi 1,80 adesso? Mi faccio vedere. Non è che la sento più a rimpicciolirsi, vero? Mi sento tipo la strega di Biancaneve, che cammina così. Qua posso alzarmi? Niu. Mi guardo anche a terra, che non ci siano gradini, che vuole. Ok, qua posso alzarmi. Ma che terrazza bellissima. C'è la rete, non si capisce, ma è bellissima. Passiamo di nuovo all'aperto. Quasi alte come le palme. Io non avevo preso di qua l'altra volta, è molto bello anche. Allora Nicole, che ore sono? Adesso? E le contati? Le due. Le tre. Ok, le tre. Erano tre. Ho guardato così se c'era l'orologio, ma non c'era. Guarda che bello. Bene, mi sento già abbastanza siciliana. Adesso mi è già venuta voglia di
due gusti, non palline, due gusti di gelato con la brioche. Sì, ma noi dobbiamo prendere anche il cannolo. Il cannolo devo ancora assaggiare, hai ragione. Allora, prima cannolo. Andiamo a prendere il cannolo. Anche se io vivrei di granita qua, in questo caldo. Ragazzi, allora, naturalmente ho preso il cannolo siciliano. E all'interno ci sono pezzi di cioccolato, giusto? Cannolo siciliano e poi focaccia, per non farci mancare niente. Ragazzi, io non avevo mai assaggiato un cannolo siciliano nella mia vita. È la prima volta ed è buonissimo. A parte che ero convinta ci fossero i canditi, invece no. Ci sono pezzettini di cioccolato, almeno in questo. Però è la fine del mondo. Strabuono. Se io abitassi qua ingrasserei alla velocità della luce. Tornati a casa ragazzi, e mi sono messa finalmente il costume con questo copricostume e sto sistemando le ultime cosine per il video, che in realtà non mi ero accorta, ma non era tutto sistemato, e poi andiamo al bar. E prima di uscire salutiamo i gattini. Ciao patatini. Oh. Allora, lui è un lui che non mi ricordo mai il nome. Ciao. Ciao. Oddio, si stiracchia. Lei è una lei, sei bellissima. Lei è un po' più timida. Mi sembra la nanna. Oh, che spadiglio. Oh, che spadiglio. E tu cosa fai? Fai la nanna anche tu? Sei stanco stanco? Quella è la mamma. Ciao mamma. Il patatino piccolo. Cos'è sta cosa? È una videocamera. È una videocamera. E non usa la videocamera. Bacini a voi. Tanti baci. Tanti baci. Ciao Micia. Ciao Micia, anche tu sei bella. Anche tu sei bellissima, è super timida lei. Mi sono fatta annusare oggi, ma non si fida tanto. Tu dove sei? E tu dove sei tu? No. Quanto sei piccolo, quanto sei piccolo. C'è qualcuno che fa la nanna qua? Non fa proprio la nanna, ma è ancora un po' limba dal sonnellino. Sei bellissima. Guarda quest'altro. Lasciatemi qui con i gatti, io sto qua con i gatti. È bellissima. È bellissima. No. Voglio un gattino. Dove vai? Dove vai adesso? Guardala. Ok, vado via, ciao ciao. Ma tu cosa stai facendo qua? Dove va tua sorella? Dove va tua sorella? Si sta facendo i dentini. Si sta facendo i dentini. Siamo arrivati in spiaggia. Siamo a Isola delle Femmine. Mi hanno detto che si chiama così, anche se l'isola dovrebbe essere quella, se non sbaglio. È bellissimo. C'è la sabbia. E guardate il mare. Che meraviglia, ragazzi. È cristallina l'acqua, è meraviglioso, è un sogno. Ok ragazzi, ho fatto il bagno, che meraviglia, l'acqua è meravigliosa, calda al punto giusto, non troppo calda, non troppo fredda, rinfrescante, bellissimo vedere la sabbia, che per me è un evento, perché a Trieste non c'è, e quindi mi sto godendo tantissimo i piedi nella sabbia. Meraviglia, meraviglia. E questo mare stupendo. E nel frattempo mi mangio un pezzettino della focaccia che ho avanzato prima. E ragazzi, siamo a cena, hanno filmato tantissimo, ma mi sono preparata abbastanza in velocità a casa e ho questo vestito, magari ve lo faccio vedere dopo meglio. E non ho neanche sistemato i capelli, sono ancora bagnati e queste sono le onde delle extension, tipo. Comunque, siamo al ristorante e ho appena ordinato, come antipasto, i calamaretti fritti e gli spaghetti con i ricci, che non mangio da secoli. E questo è il posto
dove siamo venuti a mangiare. E appunto, guardate il menù, c'è talmente tanta roba buona che io vi giuro non sapevo cosa scegliere. Volevo assaggiare queste lumache, tipo una, ma non ci sono, quindi niente. E ho preso poi appunto questi calamari fritti. Wow, e guardate quanti primi strabuoni, ragazzi. Pesce, il mio preferito. E appunto io ho preso questi. Tu. E poi per i dolci vedremo. Cos'è questo? Carpaccio. Donna, carpaccio. Quelli sono i gamberetti fritti. Calamaretti. Ah sì, calamaretti. Cin. Grazie, cin. Wow. Grazie. Per qualche cucchiaio. Cucchiaio. Oh, grazie. Che meraviglia. Oh, che buoni questi. Il gelo di melone. Il gelo di melone. Questo. Tipo gelatina di anguria fredda. Più abbiamo meno, detto, sì, più o meno. E io alla fine ho preso la granita all'arancia, ragazzi, che è quasi come un gelato, è buonissima e sa davvero di arancia, è pazzesca. E comunque, per la cronaca, ho assaggiato anche questo che è il gelo di melone, ragazzi. E anche quello di Max che ormai è andato, ma come che si chiamava? La torta Savoia. La torta Savoia, anche quello ho assaggiato. Eccomi qua, ragazzi, siamo tornati a casa, scusatemi ma sono... Allora vi spiego cosa è successo. Praticamente stavamo in autostrada, c'era abbastanza traffico, quindi non c'eravamo solo noi. Praticamente c'era un furgone bianco davanti a noi che tutto ad un tratto è iniziato, parlo piano perché la sorella di Valentina dorme, e praticamente in autostrada questo furgone ha iniziato a guidare letteralmente come un pazzo. Ha aspettato che ci avvicinassimo, non abbiamo capito perché ce l'avesse con noi, non abbiamo proprio capito. Comunque, oddio, sono ancora... mamma mia. Allora, mi sono spaventata tanto, quindi ho difficoltà un attimino a spiegare bene. Praticamente c'era questo furgone bianco, tutto ammaccato, ha iniziato ad andare... L'autostrada aveva due corsie più quella di emergenza. Questo furgone ha iniziato a fare completamente zig zag su tutte e due le corsie, ma cioè sembrava ubriaco, ma pazzo, pericolosissimo. Nessuno aveva ovviamente il coraggio di sorpassarlo. Praticamente però quando ha iniziato a fare così sembrava che ce l'avesse con noi. Non ho capito perché, non abbiamo capito perché. Poi ad un certo punto si è buttato sulla destra e noi pensavamo di poterlo sorpassare. Quindi siamo andati piano piano e questo si rilancia addosso a noi, ragazzi. Io ho avuto una paura che non vi so spiegare. Ha iniziato a gridare, insultarci, non ho neanche capito cosa stesse dicendo. Nessuno di noi ha capito il perché. Fatto sta che poi siamo rimasti dietro. Ci siamo allontanati perché questo ovviamente era pericolosissimo, pericolosissimo. Non ho mai visto una cosa del genere. E alla fine ci avviciniamo. No, alla fine siamo riusciti a sorpassarlo. Nonostante questo facesse di tutto, ma noi volevamo anche stargli dietro. Il problema è che andava completamente zig zag, cioè io avevamo tanta paura. Ad un certo punto siamo riusciti, stavamo come per sorpassarlo. E poi abbiamo visto che si è buttato sulla corsia di sorpasso, dietro a lui c'era un'Audi bianca, si è completamente fermato questo furgone bianco in mezzo alla corsia di sorpasso in autostrada e grazie al cielo l'Audi bianca che stava dietro lui non gli è finito dentro, cioè per poco, non ho capito. Allora, noi pensiamo che ce l'avesse con qualcuno che praticamente gli stava, non lo so, lampeggiando, non lo so. E forse ha pensato che fossimo noi, ma non eravamo noi. E quindi inizialmente si è presa di brutto con noi e poi avrà riconosciuto l'Audi bianca, non lo so. E alla fine invece ha fatto questa cosa con questa macchina qua. Oppure era completamente squilibrato e si divertiva con la gente, io non lo so. Comunque mi sono spaventata veramente tanto, veramente tanto. Boh. Non lo so, nessuno di noi l'ha capita questa cosa, quindi in realtà a parte questo la serata è stata bellissima, ho mangiato
il cibo più buono che io abbia mai mangiato praticamente, cioè gli spaghetti con i ricci erano fenomenali, la granita era tutto, mamma mia ragazzi, io adoro il cibo siciliano, io adoro proprio la Sicilia, visto solo, cioè per farvi capire una cosa, non sono ancora ripartita e sto già dicendo a Valentina che il prossimo anno voglio tornare giù, perché appunto lei ci è ovviamente palermitana, quindi torna giù almeno una volta all'anno e rimane per un bel po', quindi già le sto dicendo Valentina, prossimo anno voglio tornare. Ecco, così tanto mi è piaciuta la Sicilia che sono ancora qua e già sto pensando di ritornare, per farvi capire, no, meraviglioso. Poi la gente, il cibo, il clima, i posti meravigliosi, mamma mia ragazzi, avete dei posti bellissimi qui in Sicilia. E ho visto anche tanti turisti, devo dire, eh? Quindi mi ha fatto piacere, perché vuol dire che la gente apprezza tanto la Sicilia. Non lo so, mi sento un po' siciliana, anche se non lo sono per niente, però non lo so, mi piace tanto e mi sono sentita a casa. E questa secondo me è una cosa non facile da trovare, cioè non è facile sentirti a casa quando vai da qualche parte. Vabbè che sono stata a casa della mia amica con la sua famiglia, quindi li conosco e quindi è diverso, no? Però l'accoglienza che hai, le persone, i sorrisi, le chiacchiere, meraviglioso, meraviglioso. Il cibo, madonna ragazzi, se io abitassi qua probabilmente ingrasserei di 10 kg a settimana, tipo, cioè si mangia troppo bene qua ragazzi, io vi giuro, io che ho difficoltà a mangiare, che non mi piace mai niente, nel menù c'erano talmente tante cose che avrei voluto provare che non sapevo cosa scegliere, a me capita veramente raramente. Quindi, a parte veramente questa cosa, cioè, ma in autostrada poi, capite? Quindi, a parte questo, è andato tutto benissimo e sono strafelice e molto triste perché domani riparto. Però questa cosa mi ha fatto preoccupare tanto, perché quando vai a 100 all'ora, 130 all'ora, non guidavo io, non sono sicura, ma quando vai veloce uno comincia a fare così. Cioè, immaginatevi la scena di questo che da sinistra a destra si lanciava, poi ritornava, poi si lanciava, aspettava che provassimo a sorpassarlo, poi si rilanciava, oppure poi stava nella corsia di sorpasso e aspettava che, cioè, rallentava, aspettava di vedere la gente che quasi lo sorpassava a destra, poi si rilanciava, però appunto ce l'ha avuta principalmente con noi e ci ha gridato di tutto, quindi questa cosa mi ha fatto paura, perché uno che fa così non capisci il perché e non capisci neanche cosa vuole fare poi, no? Per fortuna poi ci ha appunto lasciati stare, però non so cosa sia successo poi a quest'altra macchina, perché si sono fermati letteralmente in mezzo alla strada e comunque c'era tanta gente, quindi era anche molto pericoloso, non so, la gente matta c'è ovunque, mi sa, quindi, mio Dio, comunque a parte questo sono felice ma triste che domani riparto, però sono felice di rivedere i gattoni che mi mancano tanto. Oggi De Melza è stata da loro, mi ha fatto vedere tutti i filmati, tutte le foto, che ridere. Mi parlava di Gato Demer, dei dispetti che fa, e io lo so, lo fa ogni giorno con me. Comunque vedere i gattini qui di Valentina, che tra l'altro lei due gattini molto probabilmente se li porterà a casa a Trieste, quelli piccolini, ma vedere i gattini piccolini mi ha fatto veramente decidere che voglio un gattino. Quindi non questi perché sono di Valentina, però voglio veramente tanto un gattino, quindi ragazzi non escludiamo che molto presto ne arriverà uno, quindi che bello. E niente, mia family, io non sono sicura di aver fatto un video abbastanza lungo oggi, appunto sempre per il discorso che è un po' difficile quando sono con molte persone che non fanno parte dell'ambito di YouTube o comunque non si espongono sui social, perché il loro lavoro è qualcosa che non ha a che fare con i social. Per me è molto difficile filmare, magari mi dispiace, no? Però cerco comunque di includervi più che posso per farvi passare come appunto delle giornate più piene possibile. So che vi piacciono i vlog lunghi, ma promesso che volevo dire recupererò, ma in realtà non vi ho lasciato neanche un giorno senza video, però recupererò nella lunghezza, questo sì, perché assolutamente mi rendo conto, lo so che il video di ieri era tipo di 12-13 minuti, una roba del genere, e quando ho visto che era così corto ho detto no Nicole, non va bene, è troppo corto, non puoi, cioè, io lo so che poi vi lamentate, mi dispiace, quindi
recupererò con la lunghezza dei vlog, promesso. Poi però se faccio vlog di un'ora e mezza, non lamentatevi che sono troppo lunghi, eh. Comunque, mia family, ultimo vlog della Sicilia e ultimo vlog per questa settimana, perché noi ci vedremo lunedì con un nuovo video. Quindi io non mi resta che mandarvi un bacio grandissimo. Comunque voglio ringraziare, no, molto importante, voglio ringraziare tutti voi che mi avete fermato per la strada. Voglio ringraziare anche le ragazze che sono venute da me e mi hanno chiesto se ho partecipato al Grande Fratello, perché non si ricordavano dove mi hanno vista. Non mi è mai capitato. Voglio ringraziare veramente tutti voi che mi avete anche dato un sacco di consigli sulla Sicilia. E poi voglio ringraziare di cuore tutti voi che mi avete scritto nei commenti, che mi avete dato il benvenuto nella vostra terra, che avete apprezzato tanto i miei vlog della Sicilia. Spero di essere riuscita a filmare almeno tante, cioè quante più cose possibili, anche se appunto non sono stata qui tanti giorni, quindi non sono riuscita a vedere tutto. Però conto appunto di tornarci, perché mi è piaciuta così tanto la Sicilia che sicuramente non sarà l'ultima volta che ci vengo. Quindi, bacio grande mia family, noi ci vediamo lunedì, sempre puntualissime alle 17:30, mi raccomando. Bacio, abbraccio, forte, fortissimo. E a lunedì, ciao!